Il mio compito è appunto di presentarvi la Società Italiana di Psiconcologia che è nata in Italia nel 1985, anche se in realtà negli Stati Uniti è sorta intorno agli anni 50. È prevenzione. Nel nostro caso, nel caso della psiconcologia, si tratta di prevenire il disagio e il disturbo o il disturbo che la malattia comporta alla persona nel momento in cui la persona inizia il suo iter di malattia. Consapevolezza è molto importante sul piano di consapevolezza di malattia da parte del paziente, perché che è legata quindi alla comunicazione della diagnosi o comunque alla comunicazione delle cattive notizie da parte del medico al paziente, che comporta quindi informazione e comunicazione, in modo che il paziente possa avere un ruolo attivo, partecipativo nel corso delle cure, ma anche consapevolezza rispetto alla cura di sé, in termini di considerazione di se stessi e considerazione dei propri bisogni personali. In altri termini possiamo dire conoscenza di sé. Ecco, la malattia neoplastica, per quanto comporti tutta una serie di sofferenze, di disagi, può, e sembra paradossale, presentare una opportunità anche di cambiamenti migliorativi. Ecco, questa per esempio di una maggior conoscenza di sé può essere la conseguenza di l'essere seguiti, essere presi in carico, essere supportati da parte dello psico-oncologo. È un maggior benessere e qualità della vita, che è sicuramente uno degli obiettivi più importanti degli interventi di carattere psico-oncologico. E una maggiore efficacia delle cure, ancora una volta legata alla partecipazione attiva del paziente alla cura, appunto, e una maggior consapevolezza rispetto al processo di cura stesso. Questo tipo di consapevolezza può anche comportare dei benefici di altra natura e per esempio di risparmio economico. Tutto questo lo possiamo perseguire con una serie di interventi condotti dallo psico-oncologo che vanno dagli interventi psicoeducazionali agli interventi di counseling, all'intervento psicoterapico vero e proprio a livello individuale e a livello gruppale. E per quanto riguarda l'attenzione volta agli operatori sanitari, la formazione dell'operatore sanitario alla comunicazione e alla relazione ed il supporto emozionale dell'operatore sanitario affinché possa esercitare il suo ruolo nel modo più competente e sereno possibile. In definitiva, vorrei chiudere sottolineando quanto la disciplina psico-oncologica e l'intervento dello psico-oncologo sia assolutamente attento alla considerazione della soggettività e del paziente e del familiare e degli operatori sanitari.